Ieri la giornata nazionale per le vittime contro le vittime degli infortuni sul lavoro. Stamattina purtroppo un nuovo grave incidente. Due operai sono morti in una cisterna della Furore di Naro nell'Agrigentino. Nel servizio di Roberta Serdoz. Una catena che si spezza e un cestello che precipita per 20 metri all'interno di una cisterna. Sarebbero morti così due operai a lavoro sulla diga Furore in provincia di Agrigento. È la prima ricostruzione dell'incidente avvenuto stamane sulla piattaforma del serbatoio di raccolta delle acque piovane. I due uomini erano impegnati nella manutenzione della vasca. La procura ha aperto un'inchiesta. I vigili del fuoco e i carabinieri sono al lavoro. Lo schiacciamento sarebbe la causa della morte. La diga è un bacino artificiale costruito negli anni 80. Le acque sono utilizzate prevalentemente in agricoltura per l'irrigazione. L'ennesimo incidente mortale arriva dopo il monito del Presidente della Repubblica, che proprio ieri ha chiesto standard di sicurezza a norma e contrasto al lavoro nero. I numeri degli incidenti mortali raccontano una vera e propria strage. Ogni giorno, dicono le statistiche, perdono la vita sul posto di lavoro tre persone. Sono 682 le vittime nei primi 8 mesi dell'anno. Altrettanto drammatici i dati relativi alle denunce degli infortuni arrivati fino ad agosto a oltre 400.000 pratiche aperte all'INAIL, un aumento che nel nostro paese non si verificava da oltre 25 anni.